Abbiamo avuto questo primo incontro con il direttore generale di Cosenza che ci ha invitato a firmare i contratti per l'anno 2017 sulla base del decreto 128. Abbiamo messo in evidenza immediatamente che questo decreto per noi è illegittimo, non è ancora operativo perché ancora non è stato pubblicato sul BUR della Regione Calabria, per cui abbiamo chiesto al direttore generale di soprassedere fino a quando non si chiarirà la situazione. Noi abbiamo intenzione, ci stiamo riunendo oggi appunto per questo, di chiedere l'annullamento in autotutela di questo decreto perché secondo noi presenta diversi punti di illegittimità. Questo decreto è penalizzante principalmente per i cittadini calabresi, non tiene conto dei reali fabbisogni della popolazione, dei fabbisogni che dovrebbero essere di 12 prestazioni per abitanti, con questo decreto si garantiscono ai cittadini soltanto 8,2 prestazioni per abitanti. Ed è gravissimo che questo decreto venga proposto a fine anno, quando già le strutture private accreditate e le strutture pubbliche hanno già lavorato, hanno già esperito la loro attività. Sostanzialmente si chiede alle strutture private di tornare indietro rispetto a quello che hanno prodotto e alle strutture pubbliche di produrre il 40% in più di quello che non hanno prodotto. E proporlo nel mese di novembre ci sembra francamente un assurdo, non è un atto programmatorio come vorrebbe spacciarlo l'ingegnere Scura, questo è un diktat che non può essere assolutamente sopportato dalle strutture private accreditate. Sarà che i cittadini non vedranno garantiti i livelli minimi di assistenza e quindi il fabbisogno. Noi, questo diciamo politica del governo nazionale, sta fortemente compromettendo la credibilità del Partito Democratico in Calabria. Noi chiediamo un forte intervento da parte della politica nazionale che sia finalizzato a restituire il diritto alla salute ai cittadini calabresi e quindi a restituire il governo della sanità alla Calabria. Problemi li creerà soprattutto ai cittadini, oltre che agli imprenditori della sanità privata, ai titolari dei laboratori. Ai cittadini perché non è un taglio di fondi, è un taglio di prestazioni notevole, che ovviamente avrà delle ripercussioni in termini di efficienza ed efficacia del servizio sanitario. E la motivazione appare sicuramente debole, se non addirittura risibile, che vuol dire che si può efficientare un sistema con un decreto, no? Il sistema si efficienta con la qualità delle prestazioni, con i controlli, con l'inappropriatezza e con la riduzione della lista d'attesa e delle migrazioni sanitarie. Se il governo regionale, o meglio l'ufficio del commissario al piano di rientro, non è in grado di mettere mano a queste operazioni, non potrà farlo, è molto difficile che possa farlo attraverso un decreto. In ogni caso è sicuramente illegittimo.